Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal centro, questa è la prima eh, della edizione di Pescara preso a pugni mentre Balla è grave. Giovane aggredito in un locale sulla riviera ed è caccia all'aggressore. Poi a centropagina lutto nel mondo del giornalismo, addio a Pasquale Pacilio, volto e anima della televisione abruzzese. Si è spento ehm, ieri eh, mattina a pescare all'età di 67 anni eh, il direttore eh, di eh, Rete 8 ehm, dopo una lunga malattia. Pacilio era il volto, scrive il centro più noto della televisione abruzzese, un professionista di razza dalla profonda carica umana. E poi nelle cronache corsa la successione in Pescara, i sindaci del PD all'Aca serve un nuovo capo, E ancora al via i primi lavori dal comune 300.000 euro per i mercati e poi nello sport il calcio mercato. Pizzarro dice no, un club argentino vuole il eh, Pescara e poi torniamo alla cronaca, cronaca nera, sindacalista travolto dal treno. Eh, sempre ieri a Pescara, eh, nei pressi della stazione Porta Nuova, eh, Marco Di Rocco muore all'età di 51 anni. Eh, andiamo adesso nel eh, taglio basso, il Buongiorno Abruzzo firmato eh, da eh, Domenico Ranieri, i spazzini e l'integrazione, un esempio virtuoso ed efficace, eh, leggiamo arriva da Sulmona dove l'attuale amministrazione guidata da Anna Maria Casini accelerando un'idea Partorita dalla giunta del suo predecessore Peppino Ranalli, sta dando seguito a una convenzione ad hoc per 22 migranti di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Eh, lunedì inizieranno veloci corsi di formazione e presto diventeranno a tutti gli effetti operatori ecologici volontari pronti a mantenere pulite strade, giardini e fogne. Adesso andiamo a vedere anche lo spazio delle idee, ehm, eh, quindi. Eh, allarghiamo lo sguardo al nazionale e eh, agli esteri, eh, Francesco nel, segno, nel silenzio scusate, di Auschwitz e eh, l'articolo di eh, Fabrizio eh, Brancoli eh, che riguarda ovviamente il viaggio di eh, Papa Francesco eh, nei campi di eh, sterminio ieri, insomma una lunga passeggiata nel silenzio all'interno del campo di Auschwitz e vedremo più avanti poi nello spazio dedicato alla Rassegna Nazionale anche le immagini di questo, di questo viaggio. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro, questa è la pagina di Chieti L'Ancelovasto. Il titolo di apertura ehm, sindacalista travolto dal treno, muore Di Rocco ex segretario della Fiom di Lanciano, la tragedia è avvenuta come abbiamo visto a pescare. Poi nelle cronache posti di lavoro unida a Vassume, basta inviare la domanda. E ancora sfida ad Alfonso in Ortona, ricorso al TAR per salvare l'ospedale ehm, Bernabeo inchieti il musicista teatino Caso Pellegrini può curarsi solo con eh, la droga e poi in vasto coppia pestata sul corso la donna in ospedale per le ferite caccia a due giovani Andiamo ancora avanti questa è la prima dell'edizione di Teramo Teleponte è chiesto il fallimento istanza presentata ieri dai dipendenti che reclamano cinque eh, stipendi arretrati e poi, nelle cronache, la stangata in Giulianova. Gaspari chiede al comune 680.000 euro e in Teramo danni ai gazeboli, Li Soccorso a terra, ai prati ed è protesta. Ancora, l'Idea Vincente creano rete di officine in tutta Italia. E poi, a centro pagina, il gioco di tendenza sbarca a Teramo: in più di 250 vanno a caccia dei Pokémon, l'Università li studia, eh, hanno partecipato ieri sera in Viale Mazzini al Pokémon Go organizzato dall'Università di Teramo che ha voluto portare il gioco di tendenza in città per studiare i comportamenti sociali ed individuali adesso associati. L'Ateneo si è detto contento per il successo dell'iniziativa. Sotto la fotonotizia schianto mortale c'è un video, si torna sull'incidente di Tortoreto, nel filmato si cerca la verità sulla tragedia, un 78enne si è costituito dopo aver appreso eh, di essere stato lui ad urtare prima e a provocare poi la morte eh, del eh, giovane regbista eh, 32enne. Andiamo, andiamo ancora avanti, resta da vedere per quanto riguarda il centro la pagina dell'Aquila Vezzano Sulmone, eccola qui rischia di morire per un farmaco Santemaria è sciocco anafilattico per un 54enne dopo eh, l'antibiotico questo è il titolo di apertura andiamo a vedere nelle cronache ecco le centraline per abbattere le polveri sottili e poi eh, di nuovo ritroviamo la notizia eh, della, della morte di eh, Pacilio, Volto e Anima di Rete 8, è ancora sul Mona, giostra al via le gare in piazza, la città è pronta. Poi a centro pagina l'Aquila e lo sky running, Gran Sasso al via i mondiali giovanili di corsa in montagna. Atleti Provenienti, si legge nella didascalia, da otto nazioni, partecipano all'Aquila alla prima edizione dei campionati mondiali giovanili di sky running. Alla competizione del Gran Sasso partecipano atleti di Italia, Spagna, Portogallo, Andorra, Repubblica Ceca, Svizzera, Sudafrica e Giappone. E poi Tagliacozzo, ho colpito per difendermi, concessi i domiciliari all'accoltellatore del nipote. Adesso cambiamo testata, passiamo al messaggero, questa è la prima... Dell'inserto dell Abruzzo massacrato dopo la discoteca a Pescara, ragazzo di 22 anni preso a pugni sulla riviera durante la festa nello stabilimento. Lui è ricoverato. I carabinieri intanto cercano l'aggressore. Il knockout game eh, tra eh, le ipotesi al vaglio degli investigatori. E poi la tragedia a Porta Nuova: travolto dal treno, il sindacalista eh, Di Rocco, ex segretario della Fiom, si è accovacciato sui binari a Pescara. La notizia, scrive. Scrive il Messaggero, è rimbalzata subito da Pescara a Lanciano e ha lasciato tutti senza fiato Marco Di Rocco, 51 anni già segretario provinciale della Fiom nella grande area industriale della Val di Sangro, è stato travolto ed ucciso da un treno, si è accovacciato sulla linea del secondo binario e si è lasciato travolgere dal Freccia Bianca. Poi eh, scendiamo e eh, anzi torniamo a centropagina eh, i protagonisti, la morte di Pasquale Pacilio, pioniere della TV eh, privata, oggi funerali alle 10.30 nella eh, cattedrale di San Cetteo. E poi il personaggio militare abruzzese al fianco di Obama durante la missione contro. Bin Laden eh, con il Presidente Obama nella Situation Room della Casa Bianca a monitorare gli sviluppi della missione contro Osama Bin Laden sembra ci fosse anche l'ex capitano delle forze armate statunitensi Michael D'Annunzio originario di Pezzette di Cortino. Per, primo, ehm, per prima parlare ehm, a, eh, al messaggero del soldato abruzzese veterano della guerra in Iraq e la moglie canadese originaria di Scapriano, Miranda Santucci e la madre eh, Filomena. La famiglia Santucci ora risiede a Teramo. Adesso andiamo di spalla, Astrid del Belgio è una statua per ricordare Marsinelle. Eh, conto alla rovescia per la commemorazione dei 30 anni dalla tragedia di Marsinelle si comincia lunedì a Manopello dove nella sala del Consiglio Comunale la principessa Astrid del Belgio sarà accolta in seduta solenne. Il sindaco Giorgio De Luca ha ricordato i gemellaggi stretti già da tempo con il Belgio a ricordo di una tragedia simbolo dell'emigrazione italiana. Scendiamo adesso eh, nel taglio basso, le autostrade, Mazzocca frena sulla variante Toto. Eccolo l'ultimo progetto depositato al Genio Civile da Strada dei Parchi, la società del gruppo Toto per adeguare la 24 e la 25. Nelle tabelle sono tracciati con chiarezza i raccordi Barisciano-Roseto, l'interconnessione tra Pescara Centro e Villanova, i nuovi raccordi autostradali, il collegamento Celano-Bussi. Si tratta di atti e documenti, dice Mario Mazzocca, che siamo riusciti ad acquisire soltanto lunedì scorso e dopo un'occhiata alle carte anche il sottosegretario della Giunta d'Alfonso con delega all'ambiente ha deciso di uscire allo scoperto assieme al suo partito. Siamo nel ehm, taglio alto sotto la testata. Chieti questa sera mica alla Civitella per la settimana mozartiana e poi costumi, costume e costumi, la eh, moda al mare quest'anno Sei Fashion solo col trichini. E poi il calcio, Pescara Memuscia e Rinova e Sebastiani chiama Balotelli, il patron ha contattato il procuratore del giocatore Minoraiola che però ha detto di no. L'Adriatico non è pronto. Intanto la presentazione con il Celta Vigo si svolgerà in un'altra località che potrebbe essere Castel di Sangro o anche lo stadio eh, di eh, Teramo. Andiamo proprio nel Teramano per vedere la prima del quotidiano La città. Eh, titolo di apertura, Teleponte, morte oppure rilancio? Giornalisti e tecnici chiedono il fallimento e il destino della televisione dei Teramani nelle mani del giudice. E poi sotto la testata, l'inchiesta della Guardia di Finanza di Chieti, mazzette sul latte per neonati, indagati tre pediatri eh, Teramani. Andiamo a centropagina, Castelli, domani l'inaugurazione della mostra di ceramiche. Il benefattore, il titolo sulla fotonotizia, il direttore Giacomini dona l'intera collezione di famiglia. A al museo della eh, città. E poi di spalla televisione Abruzzo in Lutto per la morte di Pasquale Pacilio, direttore di eh, Rete 8. E ancora locali notturni, ma la Movida è anche colpa dei comuni. Nel taglio basso, a Prati di Tivo, elicottero del 118 spazza via il Festival Rock e a Tortoreto allarme cacciatori di Lepri in riva al mare a Fosso Vascello. Questo per quanto riguarda le prime regionali, adesso apriamo lo spazio eh, dedicato al nazionale, partiamo eh, dal Corriere eh, della Sera, andiamo a vedere eh, la eh, prima pagina. Banche sane, male solo eh, Monte dei Paschi di Siena. Eh, per quanto riguarda gli stre eh, stress test, resi ufficiali i dati, l'Istituto di Siena risulta il peggiore. Ma arriva il via libera della BCE al piano di salvataggio. Intesa e al top in Europa, bene anche il Banco Popolare, Ubibanca e Unicredit. Eh, in realtà c'erano state anche delle anticipazioni nei giorni scorsi che parlavano proprio eh, della, eh, della crisi del Monte dei Paschi di Siena, peraltro, una crisi ampiamente. Eh, annunciata e poi il viaggio del Papa, i giorni in Polonia, la preghiera silenziosa di Francesco ad Auschwitz. A centropagina la fotonotizia verso il voto degli Stati Uniti la riaccetta la nomination, si apre un nuovo capitolo informare Trump quelle diffidenze nella CIA. E, e costume, um, una tradizione inaugurata dal presidente Truman nel 1952 che la CIA condivide i rapporti segreti con i eh, due eh, candidati a, a, a diventare presidenti degli Stati Uniti e poi troviamo anche diciamo, il fondo di Ernesto Galli della Loggia, Europa e religione, tre idee per abbattere il terrore, il titolo dell'articolo. Andiamo adesso sulla Repubblica, MPS bocciata, ma ok al piano per risanarla, stress test, bene quattro banche italiane su 5, Siena Vara un aumento di capitale e eh, eh, la BCE eh, dice di sì. E poi a centropagina Siria, bombe sull'ospedale di Save the Children, eh, domenica musulmani nelle chiese, intanto preghiere di pace dalla Francia all'Italia, questa è la risposta della comunità. Musulmana, quanto accaduto in eh, Francia, eh, ricorderete eh, l'attentato proprio all'interno della chiesa, di una chiesa che è costato la vita ad un eh, sacerdote. E poi il grido del Papa: dove Dio? La crudeltà non è finita ad Auschwitz, eh, il Papa in viaggio in eh, Polonia. E poi troviamo anche una notizia che approfondiremo. Fra poco anche sul Sole 24 Ore, Jobs Act: 27.000 posti in più, pensioni trovato l'accordo. Datistat sul trimestre: Renzi, fatti, non parole. Andiamo sulla stampa, MPS banca meno solida d'Europa, Montepaschi sarà ricapitalizzato per 5 miliardi, bene le altre banche italiane rischiano Deutsche Bank e Barclays, il verdetto degli stress test, la BCE dà il via libera al piano di salvataggio di Siena e poi ritroviamo ancora il viaggio di Papa Francesco in Polonia dopo l'appello degli Imab, il Papa ad Auschwitz, la violenza non è finita. I vescovi e i musulmani insieme in chiesa gesto enorme. Qui vedete il Papa che varca la soglia di Auschwitz. Andiamo sul messaggero. MPS salva banche italiane. Ok, sì, BCE al piano di ricapitalizzazione. Aumento per 5 miliardi e vendita di sofferenze per 9,2 miliardi stress test a parte Siena, i grandi istituti nazionali promossi e giudicati i migliori d'Europa e sicuramente questa è una buona notizia anche per quanto riguarda le speculazioni in borsa sui titoli bancari italiani. E poi ritroviamo ancora la notizia che riguarda i musulmani che saranno all'interno delle... Eh, delle chiese eh, come gesto di eh, fratellanza nei confronti eh, dei cattolici, vals, tagliare i fondi esteri alle moschee, musulmani ammessa antiterrore, appello degli imam la CEI esulta. E poi eh, questo, eh, questo editoriale di Massimo Teodori, la convention democratica, gli Stati Uniti divisi e la difficile scommessa della Clinton si è chiusa con la candidatura democratica, eh, la convention eh, proprio dei democratici a Filadelfia, candidatura per Hillary Clinton. Che sfiderà Donald Trump. Caos Rifiuti, Cerroni indagato per l'assessore caso consulenze, si torna a parlare di Roma. Inchiesta sul ciclo di smaltimento, Muraro, sto dalla parte giusta. E adesso andiamo sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano: stress test, ok, a Banco, Ubi e Unicredit. MPS bocciata, ma la BC approva il piano di ricapitalizzazione, intesa San Paolo, prima, i, prima tra i big europei. E poi eh, come eh, dicevamo prima. I dati dell'Istat, a giugno salgono gli occupati, più 71 mila, in un anno più 329 mila, calano gli inattivi, Renzi, merito del Jobs Act, pensioni, sgravi incentivi per l'Ape, ricongiunzioni e, e precoci. Insomma, ehm, qualcosa si muove anche sul fronte delle eh, pensioni che dalla Fornero in poi è diventato davvero eh, caldissimo. E, andiamo... Andiamo ancora avanti, il fatto quotidiano, operazione Centuria, eh, il, confl il conflitto segreti, eh, segreto scusate, dei nostri soldati in Iraq e in Libia, reparti italiani nella guerra all'Isis, ma il Parlamento non ne sa nulla. E poi la RAI, cantone indaga, i supercontratti li ha scritti campo dall'orto, eh, secondo il fatto quotidiano, un dirigente accusa ufficio del personale scavalcato. Um, ehm, continua dunque la bufera eh, per quanto riguarda gli stipendi in eh, RAI e eh, della RAI si parla anche nell'apertura del tempo ogni dipendente RAI ha 60 metri quadrati, ufficio e sprechi la TV può contare su 750 mila metri quadri mai fatti gli accorpamenti previsti e Dimo paga 10 milioni annunziata il mio stipendio andate a cercare i eh, veri sprechi poi a centropagina, questo non è uno stadio, il calcio c'entra poco, parla il vice, il vice sindaco di Roma Frongia, è solo un intervento urbanistico, l'impianto della Roma non è la priorità, ci sono problemi più seri per la città. Andiamo nel taglio basso, se ne va la Marzotto, aveva 85 anni, era malata e in, in clinica da tempo, addio Marta Regina dei Salotti. Il giornale altro che austerity la nuova Rai di Renzi costa già 10 milioni in più gestione allegra viale Mazzini e le spese volano eh, la Corte dei Conti protesta cdp usata Politicamente. Andiamo su Libero. Il Fondo monetario internazionale si autodenuncia: siamo cretini. Scusa, Grecia, se ti ho ucciso. Il Fondo monetario ammette eh, di aver sbagliato tutto in Europa. Atene meritava un trattamento diverso. Intanto l'Italia è stata costretta a sborsare in vano 60 miliardi per aiutare ellenici, spagnoli e, e portoghesi. E poi ritroviamo anche eh, la notizia degli stress test, eh, stress test MP. PS Unico Istituto bocciato dalla BCE, le banche straniere e il tesoro lo salvano. E poi in questa vignetta l'addio a Marta Marzotto, morta a 85 anni, ha vissuto più vite che giorni. Il manifesto La guerra c'è sul titolo sulla fotonotizia Allarme della Croce Rossa a Mosul in Iraq, un milioni di persone fuggiranno dalla battaglia finale tra eh, Stato islamico, eh, islamico e Baghdad. La Siria non viene risparmiata da nessuno. Due civili morti in un raid del governo su una clinica eh, pedia, eh, scusate, ostetrica di Save the Children, 24 giustiziati dall'ISIS e 28 massacrati dalle bombe degli Stati Uniti. Ancora davvero eh, alta la tensione in Medio Oriente, e ovviamente poi questo si riverbera anche nelle conseguenze per quanto riguarda l'Occidente. Poi l'occupazione dati insoddisfacenti, ma al governo piacciono l'unità: il silenzio che parla al mondo. Fa i puntati sulla visita in Polonia del Papa. Il Francesco contro la crudeltà dall'orrore di Auschwitz, i mamma francesi domani in chiesa, in Siria. Ancora bombe sugli ospedali, distrutto il presidio pediatrico di Save the Children avvenire è sempre la visita del papa in primo piano perdono per tanta crudeltà il papa da Auschwitz silenzio e preghiera e poi un messaggio lasciato nel libro delle visite. Andiamo a vedere anche l'osservatore eh, romano, il quotidiano della Santa Sede, eh, apre ovviamente con eh, la visita di Papa Francesco ad Auschwitz, memoria e silenzio. Durante la visita ad Auschwitz e Birkenau, il Papa prega per le vittime della Shoah, l'invocazione al Signore e la richiesta di perdono per tanta eh, crudeltà. Andiamo anche sui, ehm, quotidiani, eh, sugli altri quotidiani, il mattino di Napoli, eh, i musulmani vadano a messa, l'appello degli imam francesi, il Papa ad Auschwitz, dove Dio se c'è tanto male, la comunità islamica intanto in campo dopo il massacro il massacro di padre Hamel la, ehm, la CEI è un gesto enorme e poi lo sport, l'Inter sfida il Napoli, i cardi vale più di 60 milioni di euro la guerra dei milioni, De Laurenti, Saiguain non prenderci per i fondelli, diciamo così parafrasando le parole del presidente del Napoli, e poi la gazzetta del eh, mezzogiorno, Renzi surriscalda Taranto eh, la visita del Premier col patto eh, è finita la stagione degli assegni a vuoto della politica Emiliano una eh, rifirma, nessuna lira in più, fitto come un film di eh, Totò. Eh, è stato firmato il patto per il Sud anche in eh, Puglia. Andiamo sul secolo XIX il quotidiano genovese apre con le banche lo schiaffo della BCE a Monte dei Paschi di Siena. Intanto, il sì, piano di salvataggio ehm, eh, passerà bocciato. Monte dei Paschi ricapitalizza per 5 miliardi. L'esito degli stress test, banca meno solida dell'Unione Europea. Ok, alle altre italiane. Eh, questo eh, per quanto riguarda ehm, i eh, giornali nazionali. Adesso apriamo la pagina dello sport prima di passare al eh, meteo eh, con il nostro esperto Giovanni De Palma. Andiamo a vedere la gazzetta dello sport. Il prezzo di Maurito tra l'offerta Napoli e l'incedibilità, per quanto riguarda. L'Inter ehm, con il presidente Toir che avvisa, i cardi vale più di 60 milioni, il presidente, i giocatori vanno e vengono, l'Inter eh, resta. E poi sotto la testata Juve Boom sostituto di Pogba in pole position, adesso c'è Witzel, il gioiellino eh, della eh, nazionale eh, belga. Eh, poi la polemica, furia dei laurenti, Siguain ricorda il Napoli non si prende per il sedere. Dopo le parole eh, proprio del Pipita al suo arrivo a, a Torino, eh, Higuain aveva e ha dichiarato che è andato via da Napoli perché non voleva restare più al fianco di De Laurentiis. Ha detto che è stato lui a spingermi ad andare via. E poi nel taglio basso, Mario in cerca di squadra. Balotelli, blitz del Beşiktaş, il patron del club turco a Monte Carlo per trattare con Raiola. E come abbiamo visto in precedenza sui giornali abruzzesi, ci sarebbe, un interessamento, ci sarebbe stato un interessamento. Per ehm, Balotelli, anche eh, da parte del Pescara. Il Corriere dello Sport, il tecnico si prepara a volare. Allegri, la mia Juve da favola. La società ha fatto un grande mercato. Vincere non è mai facile, ma eh, noi siamo molto competitivi. Le tre soluzioni tattiche e la Juve 2. Poi, sotto la testata, i cardi. Toira apre, si alzano l'offerta. Eh, probabilmente ci sarà la cessione dell'attaccante eh, nerazzurro. E poi il retroscena. Ecco perché De Laurenti e Seguain hanno. Hanno rotto. Andiamo su Tutto Sport Stadium. Insieme ci divertiamo con la foto di Iguain bianconero che palleggia a centrocampo. Intanto Pogba se ne va di Bala, tentato dalla numero 10. E poi sottotitola testata: Lukic, Toro, sono felice. Il centrocampista serbo a 19 anni ha firmato per 5 stagioni. Voglio godermi il calcio italiano. L'allenatore Mihailovic è un grande. E poi l'annuncio sui social. Guardate, ieri 10 kg in meno vuole tornare a, a giocare. Nel taglio basso parliamo di Milan, Berlusconi ora il Milan ha bisogno di chiarezza, l'equivoco cinese, poi Candreva è fatta, Inter-Mancio si guadagna la fiducia del Suning, poi la Formula 1, team in rivolta, basta cambiare sempre le regole eh, per quanto riguarda il massimo campionato eh, di automobilismo. Il basket, i calendari per Torino, debutto ad Avellino. E adesso Andiamo a collegarci con Giovanni De Palma di abruzzometeo.org per sapere le previsioni meteo nella nostra regione. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Tempo nel weekend, a te. Allora, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, la nostra penisola risulta interessata da una vasta area di alta pressione di matrice afro-mediterranea che garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato. Su gran parte delle nostre regioni centro meridionali, quindi anche sulla nostra regione, dove nelle prossime ore è previsto anche un ulteriore aumento delle temperature e soprattutto dei tassi di umidità. Questa situazione non cambierà di molto, nemmeno nella giornata di domenica, quando addirittura anzi avremo un ulteriore aumento delle temperature e dell'AFA invece lungo la fascia costiera. Da segnalare invece la possibilità di annuvolamenti pomeridiani nelle prossime ore, soprattutto nel pomeriggio, tardo pomeriggio a ridosso dei rilievi con possibili occasionali per lo più localizzati sulle zone montuose o sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, ma si tratta poco più di una possibilità che ovviamente tenderà poi ad attenuarsi in serata e in nottata e quindi non ci saranno particolari ehm, situazioni, particolari problemi. Quindi tempo stabile anche nella giornata di domenica con valori massimi, ripeto, in ulteriore aumento, temperature in aumento soprattutto nelle principali valli della nostra regione, in particolar modo sulla valle Peligna, la Val Bomano, la valle di Sangro, Val Pescara dove i termometri potrebbero superare i 33-35 gradi mentre il caldo sarà eh, meno intenso lungo la, lungo la fascia costiera anche se ovviamente lungo le coste ehm, aumenteranno i tassi di umidità. Eh, per quel che riguarda poi la tendenza successiva, attenzione alla giornata di lunedì dove eh, è pur vero che nella prima parte avremo anche un'ulteriore intensificazione dell'Afa lungo la fascia costiera e un aumento delle temperature, però a causa del cedimento ehm, del, dell'alta pressione sulle regioni centro-settentrionali eh, si registra un mh, probabile passaggio di mh, mh, impulsi di aria fresca in quota di origine atlantica provenienti dalla Francia che potrebbero dar luogo a fenomeni di instabilità soprattutto nel pomeriggio sera ehm, e anche nei giorni successivi, quindi se questa situazione sarà confermata non si escludono dei temporali localmente anche forti nel pomeriggio sera di lunedì, poi attenzione perché l'instabilità continuerà a manifestarsi anche nel, nella giornata di martedì e soprattutto nella giornata di mercoledì, perché la nostra penisola continuerà ad essere interessata dall'arrivo di queste masse d'aria fresca che ovviamente manterranno attive condizioni di instabilità e favoriranno anche una graduale diminuzione delle temperature. Alfredo. Grazie allora Giovanni De Palma per averci illustrato anche oggi le condizioni meteo nelle prossime ore, io vi ricordo i riferimenti per essere sempre aggiornati, torniamo con Claudio di Giacomo in regia a vedere la pagina eh, internet di abruzzometeo.org, anche le due pagine Facebook, le vediamo in questo istante, Abruzzometeo, eccola qui la pagina Facebook e poi la pagina personale di... Giovanni De Palma. Grazie ancora a te Giovanni per essere stato con noi questa mattina, ti auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Prima della pausa pubblicitaria andiamo a vedere il Santo del Giorno che è San Pietro. Uh, crisologo, vescovo e dottore uh, della Chiesa, fu un grande oratore per questo appunto detto uh, Crisologo che vuol dire parola d'oro, ma fu ancora un uh, più grande scrittore tanto da essere proclamato dottore della Chiesa. Lasciò moltissimi discorsi ed omelie, di cui ben 176 sono pervenuti fino a noi. I più celebri sono quelli contro le uh, calende di gennaio, in cui non si stanca uh, di ripetere che non potrà godere. Uh, con Cristo in cielo chi vuol godere, col diavolo in terra. Ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo per la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, ripartiamo dalle pagine Abruzzo dei quotidiani regionali eh, giornalismo in lutto sull'apertura um, sull della pagina Abruzzo del centro addio a Pasquale Pacilio volto e anima di Rete 8 il popolare direttore dell'emittente TV si è spento a Pescara all'età di 67 anni aveva iniziato al mattino negli anni 70 oggi i funerali saranno celebrati nella cattedrale di San Cetteo alle 10.30 eh, poi ehm, nel eh, taglio basso ci mancherà la sua umanità, cordoglio per la scomparsa di Pacilio D'Alfonso, ha detto un premio in suo, eh, in suo ricordo e la promessa eh, del eh, governatore. Andiamo a vedere anche ehm, la pagina Abruzzo del, eh, del messaggero. Il eh, progetto Toto Mazzocca svela il nuovo tracciato, siamo molto perplessi. Il sottosegretario della giunta eh, D'Alfonso con delega all'ambiente, eh, si schiera con il suo partito, impatto incalcolabile e irreversibile sul territorio. L'intervento che scuote la maggioranza ci vuole un processo più... Partecipato. E poi l'addio a Pasquale Pacilio, il pioniere della TV privata ricordo anche sul eh, messaggero, il direttore di Rete 8 eh, si è spento l'altra sera a 67 anni, il dolore dei colleghi e del suo pubblico, sempre a fianco dell'editore Luigi Pierangeli, ha scritto la storia dell'emittenza abruzzese. E poi nel taglio basso segue dalla prima pagina il capitano nella Situation Room di Obama ehm, a seguire l'operazione anti Laden ci sarebbe stato anche... Un, un, un abruzzese almeno d'origine, Michael D'Annunzio. Andiamo adesso sulla, sulla città per vedere anche la prima pagina. Scusate la pagina Abruzzo, eh, del quotidiano della provincia di Teramo. Ritroviamo la notizia eh, della morte, la scomparsa di Pasquale Pacilio. Eh, il cordoglio a ricordare la figura di Pacilio, il mondo istituzionale e quello del giornalismo abruzzese. Eh, e poi eh, la cronaca, ex sindacalista suicida sotto il treno, ferrovia adriatica blocca bloccata: si tratta di Marco Di Rocco, 51 anni, ex segretario della FIOM eh, provinciale di eh, Chieti. E poi nel taglio basso, eh, Riccardo Mercante presenta la legge regionale anti parentopoli. Vogliamo impedire che gli enti si trasformino in poltronifici e che le scelte avvengano solo in base al merito. Ascoltiamolo eh, Mercante. Questa proposta di legge si pone come obiettivo di combattere le assunzioni clientelari da parte dei politici. Noi con questa legge vogliamo dire stop a questo malcostume, quindi basta all'uso personale del, dell'istituzione, quindi come bancomat a livello parentale. E secondo poi vogliamo ridare la giusta valenza agli aspetti meritocratici, alle pari opportunità di accesso per tutti negli incarichi dirigenziali. Stesso discorso vale anche per i gruppi consigliari dove vediamo che ci sono... Eh quasi intere dinastie che, eh, che governano, che stanno eh, nei loro ruoli politici. Se, no, secondo noi è un vullus perché allargando la platea e puntando quindi sulla, sulle competenze noi possiamo rendere la macchina amministrativa più efficace e più efficiente. Quali sono gli strumenti che mette in campo questa proposta di legge? Lo strumento diciamo, principe della proposta di legge è quello di vietare il conferimento di incarico e, e nomina a parenti dei consiglieri regionali, quindi a coniugi, anche agli assessori fino al quarto grado. Adesso torniamo sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo per eh, tornare a guardare la notizia che riguarda le celebrazioni eh, per eh, il sessantesimo anniversario della tragedia di Marsinella, a street del Belgio è una statua. Per ricordare Marsinelle, ieri in Regione c'è stata la presentazione del calendario eh, degli eventi che ehm, partiranno lunedì eh, a Manopello. Allora andiamo a vedere insieme questo servizio. 60 anni fa la miniera di Bois du Casier murò a 1035 metri di profondità 262 uomini, dei quali 60 abruzzesi. È ricordata come la tragedia di Marzinella, era l'8 agosto. Da allora l'Abruzzo ricorda le sue vittime come identità regionale, uomini che lasciavano le proprie famiglie per trovare un lavoro, uomini che non sono più tornati a casa. Manoppello, Farindola, Letto Manoppello, Turri Valignani, da qui provenivano le vittime, giovani ed adulti. Per loro non c'è stato. Scampo. Per quattro giorni a loro sarà dedicato il ricordo della propria terra, dall'1 al 4 agosto, proprio nei comuni di provenienza delle vittime, si susseguiranno eventi e ospiti illustri per rendergli omaggio, come la principessa Astrid del Belgio delegata dal re Filippo, la presidente della Camera Laura Boldrini e l'ambasciatore del Belgio in Italia. Vorrei ricordare i tanti, anche abruzzesi, che si scandalizzano vedendo i barconi che oggi arrivano in Italia. C'è stato un tempo in cui noi siamo andati altrove a lavorare. In alcuni casi, come questo, abbiamo trovato la drammatica morte. Questa eh, pagina è una ferita che in Belgio sanguina ancora se si pensa che tra l'altro sugli oltre 130 morti ammazzati dal lavoro potremmo dire 60 erano tutti abruzzesi di 4-5 paesi della maiella pescarese noi vogliamo onorare non solo il ricordo ma anche il loro sacrificio perché la storia dell'Abruzzo è fatta di questo l'Abruzzo era una Terra arretrata è diventata moderna grazie ai tanti che sono andati fuori, che hanno trasferito poi i soldi del loro lavoro e qui si è potuto fare, costruire e ripartire. Adesso andiamo sulla pagina di Pescara del centro. Notti da incubo sulla Riviera: preso a pugni mentre balla è grave un ragazzo di 22 anni, operato d'urgenza per le fratture al volto. Carabinieri a caccia dell'aggressore di origine africana. E poi il primario di chirurgia maxillo facciale. L'anno scorso, sette casi in 15 eh, giorni di ragazzi presi a pugni e finiti nel eh, reparto. C'era una banda di picchiatori che poi è stata arrestata. E' ancora la cronaca pescarese vittima del turista picchiatore, lo studente di ingegneria aggredito a Milano mi ha chiesto indicazioni stradali e poi mi ha colpito. Il copione è identico per tutte le vittime, Nicolas Orlano eh, Lecumberri, lo spagnolo eh, 23enne di San Sebastiano, autore, secondo le denunce raccolte dalle forze dell'ordine, di almeno 10 giochi criminali noti come Knockout Games. Andiamo avanti. Puzza furbi e bivacchi, è una città allo sbando: residenti, negozianti e associazioni insorgono dopo le spaccate dell'altra notte. Più controllo ci difendiamo da soli. E la Confcommercio scrive al prefetto, e qui vedete alcune eh, fotografie che testimoniano eh, quello che eh, sostiene il centro. E poi eh, dal comune 300.000 euro per i lavori nei mercati, Cuzzi svela i nuovi progetti dell'amministrazione per rilanciare il commercio, Bancarelle la domenica nell'area di risulta e con gli interventi in via dei bastioni. Poi la polemica, Canse sulla riviera sud, i 5 stelle attaccano la destra e eh, la sinistra. Ancora varato il progetto, alloggi di Fontanelle e via Moro, pronta la riqualificazione. Si a centropagina, la notte bianca, servono 70.000 euro, cambia il programma dell'evento rinviato per pioggia al 6 di agosto, alla Madonnina arrivano gli stadio. E poi stop ai contenziosi per le tasse, il Consiglio vara tre strumenti per aiutare i contribuenti in aula, volano gli insulti nel Consiglio eh, comunale. Passiamo all'ACA, i sindaci del Partito Democratico si, alliano, si, sì, scusate, si allineano all'ACA un nuovo capo, dopo tre anni si apre la corsa alla successione dell'amministratore unico in scadenza, Vincenzo Di Baldassarre, Alessandrini dice sì al cambio ma il partito potrebbe spaccarsi. Chi è sulla linea del cambiamento è anche il sindaco. Di Francavilla Antonio Luciani, che ascolteremo tra poco, mentre acerbo e critico serve competenza no alle clientele. Il partito dell'acqua, cioè il PD e i suoi satelliti, principale responsabile dello stato vergognoso della depurazione e quindi della pessima qualità delle acque. Eh, del nostro mare e dei nostri corsi d'acqua non vede l'ora di riprendersi l'ACA, eh, quello che dice Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista assieme a Corrado Di Sante, segretario provinciale del partito. Dicevo che tra i sindaci che guidano il eh, eh, fronte del cambio eh, di governance nell'ACA c'è cioè il sindaco di Francavilla Antonio Luciani che abbiamo ascoltato. I conti sono in ordine, ma la manutenzione della rete e i problemi sul territorio sono rimasti irrisolti. Il sindaco di Francavilla al mare, Antonio Luciani, torna ad attaccare la governance dell'ACA, la società che gestisce l'erogazione idrica in molti comuni del Chietino e del Pescarese. Luciani, per la seconda volta, non ha votato il bilancio presentato dall'amministratore unico Vincenzo di Baldassare all'Assemblea dei Soci. Di Baldassare, che è arrivato a scadenza di mandato e che potrebbe anche ricandidarsi alla guida dell'ente. Luciani spiega che serve un rinnovamento vero. Della governance che ha sì risanato i conti ma che ha accumulato anche utili a discapito della qualità del servizio offerto. Eh, fino a stamattina abbiamo avuto un ulteriore problema, per fortuna risolto grazie al tempestivo intervento di operai ACA. Però è un problema che si è determinato per un distacco eh, di, di fornitura di energia elettrica laddove ci dovrebbe essere un generatore non c'è. I generatori non ci sono, però ci sono 10 milioni di euro di utile eh, portati nel bilancio ACA, di cui la metà versati in tasse dello Stato. E quindi io da oggi sono consapevole che la mia bolletta dell'acqua è andata a finire in tasse per lo Stato, ma non in, per investimenti sul territorio. Qualcuno sui giornali ha rievocato il partito dell'acqua? che certo non, non ricorda bei momenti per quanto riguarda l'Aca. A quel qualcuno dico una cosa che c'è stata un'assemblea nella quale io mi sono battuto ferocemente, veramente contro un Leo, come un leone con la vecchia governance. Eh, quindi chi parla del partito dell'acqua con me proprio sbaglia soggetto, perché sono stato uno dei pochi in quell'assemblea eh, con un grande sforzo a ottenere il cambio ai vertici dell'ACA. Da questo punto di vista però la nuova governance dice abbiamo risanato il bilancio, i debiti. Ma sì, è come se io nel 2011, entrando nel comune di Francavilla al Mare e trovando la situazione che ho trovato avessi dichiarato il dissesto. Lì ci sono figure eh, dirigenziali, eh, c'è una, una struttura che non funziona bene e che anche, anzi in questi due anni è andata peggiorando, questa è la verità e vi ripeto, i problemi ce li abbiamo ancora oggi sul territorio. Ma farei questo sondaggio sui cittadini, ma secondo voi l'ACA funziona o no? Andiamo avanti, mal di dentice il servizio urgenze da oggi al 4 settembre guardia odontoiatrica eh, estiva, basta chiamare il 118 e poi dove andare per quanto riguarda la movida? La biciclettata per Lavis torna lunedì, la ciclo passeggiata serale da pescare a Montesilvano e ancora Mediterranea, oggi si parla e si cucina senza glutine, esperti di celiachia a confronto. Andiamo sulla pagina di Montesilvano, l'opera infinita, i lavori partiti nel 2009, distretto sanitario Aslin compiuto, servono altri 800 mila euro. A sette anni dalla posa della prima pietra il cantiere si ferma ancora, il comune promette prenderemo in mano noi l'appalto per l'ultimo lotto. E poi il contenzioso sia sì la risoluzione del contratto dei rifiuti, vittoria del Comune nella causa che vede contrapposto lente alla Tradeco SRL. E poi la polemica, il Movimento 5 Stelle, migranti più controlli per aumentare la sicurezza. Il consigliere Orsini, subito un accordo con la prefettura per fronteggiare l'emergenza profughi, siamo ospitali ma ormai in troppi si trovano in città. Nel taglio basso, l'idea del creativo Fabrizi: Pokémon sotto le bombe in Siria partiti da eh, Montesilvano. Andiamo nell'area metropolitana, nasconde la droga, sottoterra nel bosco. Spacciatore arrestato, partiva da Francavilla per arrivare a Silvi. Scoperto mentre usciva dalla selva, riforniva anche clienti di Pescara. E sempre a Francavilla, festa in 20 stabilimenti con i eh, menù eh, marinari. Andiamo sulla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara. Il sindaco accusa il suo eh, PD troppi tagli all'ospedale. Popoli, Galli si scaglia contro la regione, penalizzate le zone interne, così si avvantaggiano le aree costiere e la sanità privata pronti a fare eh, ricorso e poi la ASL sul disservizio a Penne bimbo con il collasso l'ambulanza del 118 era pronta eh, rapidamente e ancora Penne ferito nell'auto ribaltata un 38enne di Montebello di Bertona trasportato con l'elicocorso all'ospedale eh, all nel taglio basso invece l'impresa dei giovani di Penne i ragazzi del circolo tennis conquistano la eh, promozione andiamo sul messaggero adesso Andiamo a vedere anche eh, qualche altra notizia eh, dalla, da pescare dall'area metropolitana, mai senza trichini, anche in spiaggia la moda detta legge, eh, intero rigorosamente Total Black, intramontabile il due pezzi che festeggia le 70 candeline nella variante floreale o etno. Questa la moda eh, dell'estate. Poi il progetto della Mensa Caritas battuto da indifferenza e politica della paura finale amaro per questo eh, progetto. E poi, la sorpresa, boom di stranieri a Montesilvano e l'anno dei russi, tornando al turismo dopo tedeschi e belgi, un altro filone turistico scopre i grandi alberghi, la città archivia un eh, luglio super. Nel taglio basso ritroviamo la notizia del distretto sanitario, finanziamento del comune per l'incompiuta. Passiamo alla pagina aquilana. Cementir, completato l'acquisto di sacci pagati 122,5 milioni, altri 2,5 serviranno per essere corrisposti tra 24 mesi la nuova società e la Cementir Sacci. Il sito di Cagnano tra i 5 nuovi impianti produttivi ha deciso il rinnovo della concessione mineraria per 30 anni. L'operazione è stata perfezionata nella giornata di ieri, la presenza della holding in Italia passa da 6 a 11 regioni. E poi eh, Massimo e Palasport dei giapponesi in arrivo dal Cipe finanziamenti decisivi in preparazione una delibera da 57 milioni che sbloccherà le risorse non ancora spese. Lavori tempi lunghi per riaprire al traffico via Aldomoro dopo il crollo dei giorni scorsi. So nel taglio basso Gizi tutele anche al patrimonio minore per quanto riguarda. I beni culturali. Andiamo avanti, progetto case, l'ater gestirà alloggi per quasi 900 famiglie, convenzione pronta, l'operazione partirà a settembre, a Roio sono già a disposizione le prime 20 piastre, il primo cittadino, gli assegnatari saranno distribuiti nelle 19 Newtown perché non vogliamo creare dei ghetti. Poi, c'è l'ente alla Lorenzine. Datici un ospedale di secondo livello. Eh, si torna a parlare ovviamente del piano sanitario di riordino eh, mh, previsto dalla Regione e delle polemiche che seguono proprio a questo uh, provvedimento. De Matteis, una sconfitta ridimensionale di INGV in città, il caso eh, sul possibile eh, ridimensionamento della presenza in città dell'INGV dettata dal passaggio di sede da via dell'arcivescovado nella zona di Porta Napoli e sul mancato utilizzo dell'Accademia europea di protezione civile è intervenuto il consigliere comunale di L'Aquila, città aperta, Giorgio De Matteis. Poi l'istruzione Pisa L'Aquila, dottorato in tandem, è stata firmata una convenzione tra la Normale di Pisa e l'Università dell'Aquila. Nel taglio basso, Gran Sasso, si gira la serie a un passo dal cielo, sul set anche Daniele Diotti e Francesco Salvi. La pagina di Avezzano Sulmona, appoggio Filippo, il ferito migliora, la prognosi non è stata ancora sciolta, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari sono fiduciosi, trasferito in reparto, potrebbe raccontare in prima persona come si sono svolti i fatti. Alla base della vicenda forse la gelosia andrebbe ai domiciliari, invece il presunto... Eh, tentato eh, omicida dell'altra notte sarebbe eh, lo zio del ragazzo eh, ferito. A Pescasseroli l'orsa morena forse morta di fame. Il decesso ehm, del, dell'orsa morena svezzata dall'ente parco all'interno di una recinzione poi liberata potrebbe essere attribuito alla difficoltà della stessa di reperire il cibo sufficiente al suo sostentamento. Andiamo nel taglio basso: accordo con la Casa Santa in 22 nell'ambiente. A Sulmona, protocollo con il comune: si occuperanno di ehm, verde pubblico, manutenzione e pulizia alcuni ehm, immigrati che sono arrivati nella città di Sulmona. Poi, stalking in Marsica: aumentano i casi. La squadra anticrimine nell'operazione ha imposto i divieti di avvicinamento per due uomini. E poi a Sulmona: ex mattatoio senza agibilità e caos. Andiamo avanti, adesso andiamo a vedere la pagina di Chieti, Megalo 3, scontro in Cassazione, H presenta un nuovo ricorso, battaglia legale per il centro polifunzionale bocciato da Genio Civile e Comitato Via, l'azienda e il Tribunale delle Acque Pubbliche non poteva pronunciarsi sulla vicenda. La società che propone il max intervento chiede anche i danni, il WWF si prepara ad opporsi con l'avvocato Febbo. E poi ehm, Bimbo Morto, il medico legale studia le cartelle cliniche Cristian Dovidio è il consulente nominato dalla procura per far luce sulla morte di un neonato avvenuta lo scorso 17 di luglio all'ospedale di Chieti. Poi delitto da ITTA. Ehm, il 14 settembre l'imputato arriva davanti al giudice, fissata l'udienza. Emanuele D'Onofrio deve rispondere di omicidio preterintenzionale secondo le accuse. Nel Taglio Basso, Brecciarola arrivano 300.000 euro per sistemare gli asfalti devastati. La pagina di Lanciano Vastortona. Nel mare di San Vito arriva l'invasione dei turisti pescaresi, il sindaco Catenaro e molti stanno acquistando casa dopo le polemiche sulla balneabilità del mare nel settore della ricettività. Grande lavoro al camping costa d'argento più 10%, presenze, più 10 di presenze. E poi Blitz negli orti rubati quintali di pomodori a San Salvo, a Vasto gli sequestrano la frutta, lui la lancia in strada e a Lanciano ladri in azione all'azienda eh, di Arrosticini. Eh, nel Taglio Basso si getta sotto al treno a Porta Nuova, suicida un sindacalista della Fiom, si tratta di Marco Di Rocco, 51 anni. Ehm, per lungo tempo a capo del segretariato provinciale eh, della, uh, del sindacato dei metalli meccanici appartenente alla CGL uh, di Rocco si è accovacciato sulla linea del secondo binario nei pressi della stazione di Porta Nuova e si è fatto uh, travolgere. Ad Ortona, salvataggio del Bernabeo, il comune ricorre al TAR. Adesso andiamo sulla città eh, per vedere anche eh, qualche notizia eh, dalla, da Teramo e eh, provincia. Mazzette sul latte, tre pediatri teramani sotto inchiesta, denaro in cambio di, prescri di prescrizioni mirate tra i 12 e medici. Vediamo se riusciamo a riaprire... Ehm, la pagina eh, della città, eccola qui, tra i 12 medici indagati a Chieti anche Di Pietro Ciccocelli e la eh, Caprio l'inchiesta, secondo la magistratura avrebbero ricevuto mazzette per fornire prescrizioni ben precise ai pazienti sui prodotti di alcune marche. Andiamo avanti, Teleponte. La morte oppure il rilancio? Dopo mesi di trattative infruttuose, i dipendenti depositano l'istanza per la richiesta di fallimento della televisione. Ancora traffico: il Comune studia un altro rondò, sopralluogo del sindaco Brucchi e dell'assessore Fracassa, l'incrocio fra Via Po e Via Fonte Regina. La polizia teramana è quasi al collasso, eh, scarsità di materiali e mancato rinnovo dei contratti, il SAP scrive al ministro eh, Marianna Madia e poi contro l'accorpamento la forestale protesta sul set della Fisch Fiction Rai a un passo dal cielo che si sta girando sul Gran Sasso. Andiamo in provincia, elicottero spazza via il festival e i prati di Tivo, proteste contro un tentativo d'atterraggio sul piazzale a Morocchi anziché sulla piattaforma al Miramonti. E poi, eh, dopo la bocciatura sul eh, ricorso contro le AI, AI, Airgan, ehm, vuole convocare prima i sindaci. Di Sabatino prende tempo per la questione eh, Trivelle, il Tarra Lazio respinge il ricorso presentato dalla provincia. Eh, andiamo ancora avanti. Allarme per i cacciatori in riva al mare. Tortoreto, i residenti di Fosso Vascello temono per la riapertura della stagione. L'ordinanza di divieto di caccia dell'ex sindaco Ricchi non sarebbe più valida. Programmi urbani, partiti i lavori dell'housing di via Bellini, del, eh, dalle palazzine di edilizia sociale fino alla ristrutturazione del Cursal. Giulianova 2020 è in cammino. Ascoltiamo il sindaco Mastro Mauro. 18 alloggi a canone sostenibile. Era quello che avevamo annunciato alcuni anni fa nell'ambito dei piani urbani complessi per dare risposte a quella necessità, esigenza di tante giovani coppie, di tanti anziani che non hanno a disposizione risorse ma che hanno diritto ad avere un alloggio eh, di qualità. Vedete, si stanno realizzando queste, questi alloggi. Eh, e rientrano in questo piano urbano complesso di rigenerazione di importo complessivo di 4.456.000 euro, all'interno del quale oltre all'edilizia sociale che poi comprenderà anche la riqualificazione di 18 alloggi all'interno del centro rinascimentale Palazzo Massei, Palazzo Roscioli, comprende anche il completamento del Palazzo Cursal con la ristrutturazione, riqualificazione e rilancio della porzione sotterranea del primo piano, della terrazza e della funzionalità dell'ascensore. Questo grazie al grande impegno dell'amministrazione comunale, ma un plauso particolare va alla Giulianova Patrimonio, la società in house, in un anno questi alloggi saranno a disposizione di queste giovani coppie e degli anziani e sarà fatta una graduatoria naturalmente e queste 18 coppie potranno godere di questi alloggi. Adesso apriamo la pagina dello sport. Eh, Pazza idea Pescara, scrive il centro, oddo chiama... Balotelli si lavora per Marilungo Piccolo Merchiorri e eh, c'è la punta del Liverpool nel mirino dei Biancazzurri anche se sembra che eh, Balotelli abbia già detto di no al pescare, i Biancazzurri vogliono fare più operazioni per rinforzare la squadra in difesa dopo eh, Caldara dell'Atalanta, spunta eh, Eloige Yao dell'Inter, stasera intanto il tecnico diventerà eh, cittadino onorario di eh, Pallena, si, si avvicina alla conclusione del ritiro domani alle 10 ultima amichevole a Palena contro il Pineto, intanto nella eh, doppia seduta di ieri hanno lavorato a parte Bruno Fornasier Cocco e Campagnaro che nei giorni scorsi ha accusato un risentimento al eh, Polpaccio. Nel taglio basso di questa pagina cerca si stadio per le amichevoli lavori all'Adriatico cancellati le, i match contro Seltavigo e, e, e Perugia. Il campo è stato rizzollato e non sarà ehm, praticabile proprio per consentire che l'erba attecchisca e che eh, non ci siano poi successivamente eh, problemi. E dunque per la presentazione eh, delle pescare per la partita con il Seltavigo si cerca una, eh, uno stadio alternativo. La trattativa intanto per Pizzarro, eh, Pizzarro dice no a un club argentino, vuole il Pescara. Oddo spera di averlo per rafforzare il centrocampo. L'ex esposito, per lui l'età non conta, è, è fortissimo. E poi una notizia curiosa: ieri, ultimo giorno di vacanza per Ciro Immobile a Francavilla: sole, relax e, e beach eh, volley. E vedete la fotografia di Ciro Immobile sulle spiagge di eh, Francavilla. Scendiamo in Lega Pro il Teramo domani senza tre pedine, Coppa Italia TIM ad Alessandria Zauli deve rinunciare a Speranza. Ilari è, è forte. Andiamo adesso alla Serie D, la situazione delle Abruzzesi, la lenta agonia del calcio a Chieti. Pomponi promette di cedere una società indebitata e all'orizzonte ci sarebbe un'istanza di fallimento. Nuvoloni neri si addensano sul futuro del Chieti Calcio. Per tutta la giornata di ieri in città si è sparsa la notizia di un'istanza di fallimento presentata da un creditore, la Satam, azienda che opera nel trasporto pubblico locale che vanta un credito di 13.000 euro con la società Teatina, un debito che Chieti ha dalla precedente gestione Bellia e che è stata ereditata dall'attuale società certo è che la situazione si fa davvero complicata per quanto riguarda l'Avezzano continua la preparazione a Magliano dei Marsi considerata l'abbondanza in difesa hanno lasciato la squadra i difensori Roberto Miano e Nelson Ocorie che si erano aggregati in prova e poi il testimonia del calcio pulito, Farina fa visita all'Aquila di Morgia che continua a lavorare a Campo Felice. Eh, ieri i Rosso -Blu hanno ricevuto la visita di Simone Farina, ex calciatore e testimonia del calcio pulito dopo lo scandalo del calcio scommesse degli anni scorsi. Eh, domani la prima uscita ha preso il portiere russo Colavitto e una vastese senza limiti. Il tecnico sfrutteremo fantasia e imprevedibilità degli attaccanti. La promozione Real Giulianova con Lennart Ruggeri, Federico Del Grosso, Tifoseria e Fadini regalano sensazioni uniche. Lunedì via alla preparazione anche per il Real Giulianova. Poi lunedì sera in piazza la festa della tifoseria Lancianese. Ancora basket di C Silver Cardillo e il nuovo coach della BCC Vasto calcia 5. La Questapone si rinforza con il brasiliano Camur. Eh, poi Andiamo al basket, Roseto ecco Casagrande, Chieti, pochi abbonamenti, Palacanestro di A2, gli Sharks ingaggiano l'Ala Ex Roma, ho voglia di rivalsa. Il patron Teatino di Cosmo mi aspetto una risposta più convinta della città. Poi l'Atletica Leggera, eh, di primo Sabatini è mantenuto convocati da Baldini nell'under 18 per quanto riguarda la nazionale. E poi ultramaratona che passione, domani nell'Aquilano a Santo Stefano di Sessagno circa 300 iscritti nel taglio basso vecchie glorie della pallacanestro la Max Meyer Team 62 vince il Memorial De Luca a Pescara. Mattino 6 termina qui, noi ci fermiamo con la lettura dei giornali. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi e vi do ovviamente appuntamento per quanto riguarda la nostra rassegna lunedì alle ore 7, mentre l'informazione torna con il Tg6 alle 14, alle 19 e alle 23. Buona giornata e buon fine settimana.